pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Matteo Salvini le prova tutte pur di farsi ascoltare da qualcuno, sorpassato a destra da Giorgia Meloni, neutralizzato dall'esecutivo che l'ha consegnato ai trasporti e non all'interno come avrebbe voluto, il segretario della Lega si è autoattribuito un altro ruolo, quello di commentatore fisso del Festival di Sanremo. Ma si capisce che aspirava direttamente al ruolo di direttore artistico, se non di presentatore, ma sarà per la prossima volta, sarà per il 2030, per citare una nota canzone degli Articolo 31. A Salvini non va bene niente, non va bene che Zelensky intervenga, il fatto che non ci sia la presenza di Zelensky non mi dispiace, dato che portare la guerra al festival mi sembra fuori luogo, ha detto a RTL 102.5. Ha avuto da borbottare anche su Sergio Mattarella, se ha scelto di andarci ha diritto di svagarsi, ha aggiunto Salvini. E non va bene nemmeno il monologo di Benigni, non penso che la Costituzione debba essere difesa sul palco, ha detto. Insomma, a Salvini non va bene niente. Deve aver finito la benzina il segretario della Lega e il caro carburanti c'entra poco se da giorni non fa altro che parlare del Festival della Canzone Italiana. In fondo, è vero, basta non guardarlo, anche se è praticamente impossibile non sapere quello che succede. Basta aprire Twitter e tutti sono a commentare Blanco che ha perso il controllo sul palco dell'Ariston. Basta aprire Facebook e tutti sono a commentare il pensierino di Chiara Ferragni rivolta a se stessa. Però su questo ha ragione Amadeus, che si è rivolto a Salvini consigliandogli di fare una cosa semplice: non accendere la TV. È facile ed economico, basta tenere la televisione spenta, che così si risparmia pure la corrente, oppure mettere un film su Netflix o su Amazon Prime o dove Salvini preferisce. Intendiamoci, c'è da capirlo il segretario della Lega, dopo settimane di relativo silenzio ha scoperto che nemmeno parlare il meno possibile gli può essere utile, perché tutta l'attenzione è catalizzata dalla Presidente del Consiglio. In più c'è Forza Italia che dà segni di cedimento, punta al centro perché si sta stufando della coalizione di destra e centro. Berlusconi continua a fare i video su TikTok e i suoi rilasciano accigliate interviste per segnalare che Forza Italia, a differenza di altri, segnatamente Fratelli d'Italia, sa come si sta nelle istituzioni. Logico che Salvini, che è assai nervoso da quando ha decimato i voti della Lega alle ultime elezioni politiche, sia comprensibilmente agitato. C'è da supporre che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, conclusa la fase da direttore artistico del Festival di Sanremo, apra una stagione primaverile ed estiva di ostilità contro il governo di cui fa parte. Anche perché o lo fa lui o lo fa Berlusconi, e lasciare tutto il campo a Forza Italia proprio non sarebbe il caso per la Lega. Ma aspettiamo intanto il voto delle elezioni regionali, manca poco. Se il centrodestra andrà bene, se nel Lazio vincerà per esempio il candidato meloniano e in Lombardia l'uscente presidente di regione leghista, allora le ansie di tutti saranno congelate, almeno per un paio di giorni.